Allora, definire questa intervista ruspante, improvvisata all'ultimo minuto, è ancora poco. Il fatto stesso che sto usando una telecamera senza cavalletto la dice lunga. Però l'occasione è intanto che ci si rivede dopo un po', qui nella ridente provincia padovana, ma soprattutto mi ricordavi giustamente tu, Chiara, che il 23 marzo cascano i 5 anni dall'esordio ufficiale, in quel caso dell'Illegal Love Trio, con il concerto tenuto a San Giacomo Spazio A San d'Arte. Giacomo. E io mi sono accorto che di quel concerto in realtà finora abbiamo pubblicato solo due piccoli estratti, quindi è arrivato il momento di pubblicarne altri due. E Chiara, ripensando a quel concerto, a quel momento e rivedendoti un po' oggi con 5 anni, direi decisamente intensi, che sentimenti hai? Come la vedi? Oddio, effettivamente sono passati 5 anni intensi, come hai detto te, e mi sembra un'altra vita quasi, e quindi farà strano effettivamente rivedersi così dopo 5 anni Anche in altri perché non video. è passato solo tempo artistico, ma sono successe cose purtroppo nel Sì, mezzo, no? è vero. Quindi Beh, ma noi abbiamo sarà un reagito in certo maniera, secondo che. me, abbastanza straordinaria Sì. alle cose che sono successe nel Sì, frattempo, visto che abbiamo fatto tipo tre dischi, no? sì, non ci siamo Cioè, mai quindi, fermate, beh, per sai, non tutto parlare dei sommato. live, Per non ecco parlare dei live, appunto. esatto. Sì. Anche live in video. In video, certo. Dunque, io avevo pensato di recuperare da quel concerto questa versione di Wicked Game, che era veramente particolare come arrangiamento. Prima sentiamo Enrico che è responsabile. No, ma sono quelle cose che ci vengono spontanee e mi ricordo bene quando l'abbiamo fatta, eravamo in studio da me con Massimo e quando sono partito con questo che non c'entra niente con quella vera, sono cose di musica estemporanea che noi aggiungiamo e che quindi poi vengono invece a caratterizzare proprio quella versione, diventa la nostra versione. Quindi sì, Ma nascono forse così. Wicked Game è forse uno dei primi brani che abbiamo provato proprio in Eh generale, mi sì. sa, quella famosa volta in studio da te. Vero, vero. Forse Sì. sì, E mi sa che è proprio una di quelle, ecco. poi lì c'è la famosa diatriba di farla in si minore, però un minore che non sembri troppo Troppo minore, minore. poverino, che dopo sei un po' triste un Diventa minore. triste, sì. Doveva essere un minore un po', però con un po'. Capito? Un po' convinto, un minore Sì, convinto. e quindi nascono gli accordi minori, ma un po' però maggiorati. Io ho sentito, riascoltando questo pezzo, ed è una caratteristica di tutto quel concerto, tu dai a livello interpretativo veramente una matrice blues molto molto marcata. Dimmene due su Non, questa allora, cosa. onestamente non ricordo, cioè mi ricordo l'entrata e poi, no dai scherzo, Vabbè, più o l'entrata è stata meno una piccola. l'entrata è stata una cosa assurda, cioè che l'entrata non è entrata in pratica, Sì. ma può essere effettivamente, magari era un periodo in cui ascoltavo del blues, non lo so, Sì. boh. Ma diciamo che poi invece in questi anni abbiamo suonato tanto insieme, abbiamo fatto tanti concerti e sicuramente oltre diciamo all'interplay e quindi anche il fatto di conoscerci meglio e sapere interagire musicalmente meglio tra di noi. Ma indubbiamente secondo me si è sviluppata una tua personalità che ha all'interno le componenti del blues, del soul e del jazz. Magari era legato anche al momento che stavi studiando, Può in quel essere, sì, periodo. infatti pensavo a quello, magari il conservatorio, magari bazzicavo di più in sonorità blues, jazz, quasi esclusivamente magari, quindi, cioè probabilmente è questo il vero motivo. Credo che adesso ti si sia sviluppato il tuo carattere, proprio anche artisticamente parlando, che Sì, che è un po' mette un insieme. agglomerato magari di Esatto. più cose, può essere. Io direi, intanto ci ascoltiamo questo e poi commentiamo gli altri che ho pensato. Va bene. Ok.
was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed that I need somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game to play, make me feel this way. What wicked things to do, to let me dream of you. What wicked things to say, you never felt this way. What wicked things to do, to let me dream of you. No, was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed that I need somebody like you. Grazie. Ho detto tanti live che abbiamo fatto in questo periodo un po' discutibile, per così dire, no? E sicuramente il più eclatante è Chiara in barca. Ah, mitica. Estate 2021. Sì. Caldo. 2021? Beh, sì. È incredibile, ma sì. Il tempo passa. ricordate voi, dai, se no parlo troppo io. Chiara. Vado io. Sì. Allora, intanto è stata un'esperienza veramente particolare, cioè, ma il viaggio di per sé, cioè siamo partite la mattina abbastanza presto, ricordo, da Venezia, non mi ricordo come siamo arrivati in treno. Forse. No, in macchina. No, in macchina, ecco. Macchina, sì. Il viaggio in vaporetto fino ad arrivare alla... Abbiamo fatto alla Darsena, viaggio, la Darsena turistica. Più lungo, di tutta, sì, la mia vita vaporettistica veneziana. Cioè, da Piazzale Roma alla Darsena, sì, credo che fosse più di un'ora. 82 ore di viaggio. Con tutta... l'attrezzatura, l'attrezzatura, chitarre, no? Era pieno agosto, di gente. Era, luglio. Era fine luglio, sì, comunque faceva caldo. Esatto. Quindi già qui mettiamo un po' questi ingredienti assieme. Arriviamo, ci imbarchiamo, partiamo e nel bel mezzo, insomma, più o meno in mare aperto eravamo circa. In piena laguna, in piena laguna, sì. Iniziamo a
a registrare insomma questi video e Parliamoci chiaro, in diretta, in diretta. Non c'è nessun overdub, qui avevamo microfoni, registratore portatile. Ormai tutti i tuoi ascoltatori e i nostri fan sanno che tu ci fai fare le cose rigorosamente in diretta, senza monitoraggio, quindi... Audio e video, esatto. Bellissima esperienza, a parte il posto che è abbastanza suggestivo. Sì. Perché... Dopo dico una scena che mi ha fatto abbastanza ridere. No, tecnicamente diciamo che abbiamo aggiunto delle criticità alla nostra expertise, per cui adesso possiamo dire che siamo degli esperti artisti di barca. Noi gli artisti da strada, ok, d'accordo, però ovviamente gli artisti da barca. E era proprio una barca vera, quindi lo vedrete insomma nei video, si vede chiaramente. E quindi c'era questa situazione di ondeggio, come se noi adesso facessimo l'intervista così, capito? E soprattutto la cosa è che era assolutamente non considerata, non prevista, è il fatto che con quella leggera brezza che c'era, il suono della chitarra e della voce praticamente venivano trascinati dal vento, e quindi c'erano del pubblico. Improvvisato. Volevo dire che facevano poi l'applauso alla fine. O che passavano i pescatori, la barca dei pescatori. Cioè, sarebbe stato da aspettarsi le dediche, capito? Esatto. O se no di salire in barca con loro, fare festa comunque con i veneziani. Comunque è stata una cosa fighissima. No, bello, bello. Sì, e qui torna il blues, perché i due brani che ho scelto di far vedere sono entrambi un po' all'insegna del blues in senso lato e concreto, a partire proprio da questo You Make Me Feel. Mm-hmm. Il mitico Michael Jackson, tra l'altro appunto... The Way You Make Me Feel. Un brano che abbiamo appunto registrato in Illegal Love 2, sì. E sicuramente uno dei miei, forse nostri anche, brani preferiti. Ed è il brano di apertura dei nostri concerti, esatto, quasi sempre dei nostri live. E ricordiamo sta cosa, perché insomma facciamoci anche un po' di pubblicità, perché ormai voi siete un consolidato duo live con svariate date e per chi sta seguendo questo video... disponibili ad altrettante svariate date. Assolutamente sì. E poi l'altro brano che so che è uno dei tuoi brani del cuore, che è Blue di Johnny Mitchell, secondo me anche in questo caso esperienza notevole d'ascolto, di esecuzione. Molto... Che mi ero anche dimenticata che avevamo registrato quel brano lì in barca. C'era anche lui. Okay. Io voglio ricordare qui ovviamente l'amico Ugo e l'amica Lia, i proprietari, diciamo così, e ospiti della barca, questa piccola ma efficiente barca a vela che ci ha ospitati, e poi il mitico Filippo Pippo Muraro, che è stato il factotum di assistenza, il mio assistente, che è stato veramente fondamentale anche nel trasporto della comunque importante attrezzatura che avevamo a bordo, no? Per cui bene, dai, ce li ascoltiamo e poi concludiamo con l'ultima tranche di questo video di oggi. Love.
you're giving me. Just hold me, baby, and I'm in ecstasy. Oh, I'll be working from 9 to 5 to buy you things, to keep you by my side. I never felt so in love before. Promise, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied, 'cause you're the one for me, the way you make me feel. You really turn me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, the way you make me feel. You really turn me on. You knock me off of my feet now, baby. My lonely days are gone, the way you make me feel. 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 Songs are like tattoos, you know I've been to see before. Crown and anchor me, or let me sail away. Hey blue, there is a song. Way to go, well, I don't think so, but I'm gonna take a look around and go blue. I love you. Hey blue, here is a shell for you. Inside you hear a foggy lullaby. There is your song from me. Bene, io direi di concludere con altri due brani live, che questi non sono inediti, sono già stati trasmessi e appartengono però sicuramente al concerto, io credo, più sontuoso dal punto di vista tecnico ma anche esecutivo che abbiamo realizzato, questo Chiara in Blu, ancora una volta collocato in quel periodo decisamente infernale, perché l'abbiamo registrato i primi di gennaio del 2021, cioè in pieno blackout totale di tutto, però
ovviamente grazie al fatto che noi stavamo lavorando, perché ricordiamolo tutti, noi siamo professionisti, non giochiamo su questa cosa, avevamo le necessarie autorizzazioni per farlo, però insomma non si molla mai, come si dice. E in questo caso io voglio ricordare le riprese di Michele Sartor, regia, riprese, montaggio di questo video veramente di alto livello. E qui io avrei scelto di recuperare i due brani tratti da The Other Girl, scritti da Marco Strano, e in cui abbiamo proprio Marco Strano solista al sax. E anche qui vorrei due parole del tuo rapporto interpretativo con questi due brani. Guarda, sono brani che in realtà mi sono piaciuti da subito, appena me li hai proposti, e appunto per me è stato un grande piacere, diciamo, rifarne una mia versione per The Other Girl. Ricordo da quel concerto lì che c'è stata, insomma, parecchia emozione da parte mia nel farli dal vivo, effettivamente, perché è stato il primo live proprio di The Other Girl, anche se effettivamente non c'era un pubblico, ma il pensiero che poi l'avrebbero visto magari diverse persone è stato molto bello. Sì, la cosa pazzesca è lo si nota, perché tu introduci i pezzi e tu stai parlando a un pubblico che in realtà non vedi, non è una cosa proprio semplice, no? No. E quindi anche questo va un po'... Diciamo che abbiamo forse dovuto immaginarci un po'... certo, certo, certo. Però in quel periodo, insomma, un po' ci eravamo, non dico abituati, ecco. Più o meno quasi, ecco. E poi Marco Strano, che secondo me ha fatto una delle sue, come si dice, perché ha veramente lasciato un'interpretazione non provata. È vero, non è proprio... Non l'avevate provata, cioè è andato in diretta dal vivo, senza una prova preventiva con voi. Fra l'altro in un organico inedito che poi purtroppo non ha avuto un seguito per mille e un motivo. Cioè la traduzione di Other Girl, cioè del progetto che prevedeva gli archi, eccetera, in quartetto con anche Pollon. Francesco Pollon, che insomma anche in quel caso ha rilasciato una interpretazione, insomma... Certo. Di livello, direi, notevole. Enrico, come al solito, a sovraintendere il tutto dal suo angolo. Ma cosa vuoi? Quando hai a disposizione dei talenti del genere è relativamente facile, basta lasciarli fare quello che vogliono e dare magari quelle due indicazioni, cercando di essere meno invasivo possibile, almeno dal punto di vista creativo. Poi c'è da dire che Francesco, che ha un talento sterminato, ha una capacità fenomenale che non è così comune nei musicisti di estrazione classica e comunque jazzistica, del piano, di gente che è abituata a rendere quel suo strumento da soli, ma invece lui ha la capacità di sapersi integrare in organici anche estemporanei, perché ascolta e reagisce in maniera però straordinaria, perché tanti lo fanno, però bisogna capire cosa viene fuori. Certo. E lui, devo dire, veramente fin da subito abbiamo avuto una sintonia in questo senso perfetta, bellissima. Quindi kudos per lui, perché veramente... Bene, rivediamoci questi due pezzi e poi ci rivediamo qui per i saluti finali. Millimetrica la
del sentimento. Malinconica è la sera che mi riporta al nostro incontro. Quando l'amore dava il tempo ai giorni e poi respiravamo insieme a noi. Signori, Marco Strano ci ha fatto una sorpresa questa sera ed è venuto a fare i suoi due brani, perché appunto in The Other Girl ci sono anche due brani scritti da lui, che questo era Tra i ricordi e perché. E proseguiamo con un'altra ballad scritta da te, Marco, che questa canzone, non so, mi trasporta un po' in un altro pianeta, sinceramente, dalla bellezza. Quindi questa è Non più noi. Parole spente oramai,
Bene, siamo proprio alla fine e allora in questi saluti finali io non posso non ricordare il nuovo disco, Two for the Road, il vinile più CD, non a caso con Francesco di cui abbiamo parlato, e che è disponibile, vedete anche scorrere la copertina qui a lato in questo momento, mi raccomando perché è veramente un disco imperdibile, ne abbiamo parlato tanto, qui ci rimettiamo a ricordarlo. Invece vorrei sentire da voi cosa bolle in pentola, perché io so che ci sono un sacco di cose che ribollono, magari solo dei flash, perché ovviamente non vogliamo anticipare nulla, spoilerare nulla, però insomma l'artista non si ferma mai, giusto? Assolutamente no, diciamo che abbiamo dei progetti a medio termine e dei progetti un po' più a lungo termine, ma so che i nostri ascoltatori hanno pazienza, esatto. Quindi certo. Vi preghiamo di averne ancora un'altra pochettina, ma ci saranno delle cose molto molto belle, sia che riguardano, insomma, più così, e poi soprattutto però anche... Anche così? Anche degli altri progetti appunto più legati anche... Perché sono così, ma anche così. E anche degli altri più, certo. più così, esatto. Bene, e all'insegna di questa chiarezza cristallina voi e trasparente. Continuate a seguirci e a seguire i canali di Marco e vedrete che saprete esattamente per tempo, ci sarà tutto il tempo, sarà bellissimo. Bene, saluti a tutti. Ciao. Ciao.